Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo tutorial. Primo tutorial su SasTube. Allora, in questo tutorial farò un video che naturalmente ho fatto anche in precedenza, ovvero come scaricare e configurare Xpadder. Per chi non lo sapesse, Xpadder è un programma che serve per emulare i giochi, cioè per emulare il joystick, per esempio della PlayStation 2, della PlayStation 3 o anche del computer. Per quei giochi che non hanno la configurazione appunto per i joystick. Per esempio, Call of Duty non ha la configurazione per i joystick della PS2. Grazie a Xpadder che emulerà i tasti del nostro computer, potremo giocare con il joystick. Allora, vi lascerò in descrizione un pacchetto RAR in cui dentro c'era questa cartella. Aprendola troveremo vari file. Allora, rispetto al precedente tutorial ci sono delle cose in più, ci sono dei temi che diciamo degli sfondi per abbellire diciamo durante la configurazione. Sono questi qui, ce ne sono molti, sono tutti apposta appunto per Xpadder. Poi ci sono dei profili che sono già delle configurazioni già fatte. Per esempio questo qua per Xbox, PS2, però questo è un Windows XP, Windows Vista, comunque. La lingua, vabbè, c'è già, va bene così. Le versioni e le immagini dei controller. Come vedete anche qua ce n'è un bordello. Ci sono praticamente, credo, tutti i tipi di controller. Comunque, come vedete ci sono anche Xbox. Vabbè, allora questa qua è l'applicazione, dovremmo aprirla. Dobbiamo attendere che cerca il joystick, io ora lo inserisco. Ok, dopo averlo inserito, io utilizzo un joystick PS2 con adattatore. Dopo aver inserito il PC ci rileverà, cioè Xpadder vi rileverà il joystick. Allora noi dobbiamo fare, cliccare su questo mini... Aspettate un attimo. Ok, scusate, dicevo, dovremmo cliccare su questo mini joypad e fare new. Uscirà questa schermata. Allora, andiamo subito su image per andando su open oppure draw, però non è bello disegnarla. Cioè, poi se siete bravi, fatelo pure. Andiamo su open. Andiamo sulla cartella di Xpadder che ci ho già selezionato. Andiamo su controller image. Images. E prendiamo il controller che vogliamo. Ora io devo cercare quello della PlayStation 2. Ok, selezioniamo. Perfetto. Allora, come vedete, ora qua ci darà i vari tasti. Allora, poi dobbiamo andare su Sticks, fare Enabled. E con il nostro joystick. Aspettate un attimo che sfilo il filo che. Ok. Con il nostro joystick facciamo i movimenti che ci chiede sinistra su. Come vedete ora l'analogico sinistro è configurato. Ora noi dovremo prendere questa cosa e spostarla qua sopra il joystick. Ok. Poi andiamo su stick 2, anche qui enabled, e facciamo 1, 2. E l'analogico destro anch'esso è configurato. Anche questo lo dobbiamo spostare. D-pad sarebbero i tasti direzionali, quindi su, giù, sinistra, destra. E anche essi sono configurati. Li spostiamo qua. Più o meno, vabbè, non dobbiamo farlo per forza perfetto, eh. Ok. Poi, buttons, che sarebbero tutti i tasti rimanenti, quindi stars, triangolo, cerchio, x, quadrato, R1, R3, tutti questi. Quindi, li possiamo selezionare a caso, non dobbiamo prendere un ordine preciso. Start, sere, R3, N3. Ok, credo ci siano tutti, sì. Perfetto, ora vabbè, qua li dovremmo spostare in base ai vari tasti. Per esempio a me L1 è questo qua e lo metto qua sopra. L2 è questo qua e lo metto qua sopra. Poi R1 questo qua lo metto qui, R2 lo metto qui. Ok, poi
Select, lo metto qua. Start, lo metto qua. Sì, non è proprio, non è un po' noioso, ma comunque non è che dobbiamo per forza metterla, è l'immagine, possiamo fare quello che vogliamo. Poi triangolo, quadrato, ok. Triangolo qua sopra. Quadrato qua. Poi, ah no, questo era cerchio, scusate. Cerchio qua, quadrato qua e X. E questi qua sono R3, L3, scusate, ed R3. Perfetto. Ora dobbiamo andare su. Triggers, non so precisamente cosa sia, eh. Però comunque non importa. Possiamo fare close e va bene. Ora possiamo configurare i tasti. Come si fa? Bisogna cliccare, per esempio, io voglio che start sia ESC. Ci clicco e poi vado qua a selezionare. Questa sarà la nostra tastiera con anche i cosi del mouse, i vari tasti del mouse, eccetera. Voglio che start sia ESC, metto ESC. Quindi quando premerò start, se per esempio sto giocando Call of Duty, se premerò start è come se cliccassi, preme, sì, cliccassi ESC. E dovete configurare i vari tasti così. Dovete decidere voi come vi trovate meglio e vabbè. E vabbè, dopo averlo configurato, ora io non lo faccio, ma comunque non ci vorrà molto. Dopo averlo configurato fate save as. Gli date un nome e lo salvate dentro la cartella. Ok, dopo averlo salvato dovete scollegare e ricollegare il joystick ed è fatto. Vabbè, comunque non è molto difficile. Spero di esservi stato utile. Link credo di. Forse lo metterò di multi-upload, così per darvi più possibilità e non scaricare tutti da un sito. Spero di esservi stato utile e ci sentiamo in un prossimo video.